Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Ufficiale, Moris Carrossieri è un giocatore del Palermo. La società rosanero l'ha acquistato dall'Atalanta per una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Carrossieri ha firmato un contratto triennale da 800.000 euro a stagione. Il giocatore verrà presentato alla stampa il prossimo 8 luglio. Queste le prime parole del rosanero del difensore di Giulianova. Sono contentissimo di venire a Palermo e devo ammettere che non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, ha detto il centrale. Avevo anche altre richieste, ma ho voluto a tutti i costi il Palermo, dove trovo un mister che conosco bene, con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. L'amicizia e il lavoro sono comunque due cose distinte e separate, tant'è che quando eravamo insieme all'Atalanta sono stato anche messo fuori. Da Bergamo a Palermo è certamente un bel salto di qualità. Felice ed entusiasta del colpo Carrossieri, il tecnico del Palermo, Stefano Colantuono. La Carrossieri era l'ultimo tassello, direi, che stavamo cercando, e quindi va bene così. È un giocatore che tra le altre cose conosco molto bene, in quanto ho allenato, quindi sono convinto che è stato anche questo un buon colpo. Diciamo che i difensori centrali sono quattro, no? Sì. C'è Bovo, c'è Carrossieri, c'è Chiar e c'è Della Fiore. Poi c'è Costantino anche, vedremo poi Costantino se sarà, ci sarà l'opportunità di mandarlo a giocare con continuità, staremo a vedere. Quindi abbiamo questi quattro difensori centrali, e chi darà più garanzie, perché è giusto che ci sia anche competizione tra loro, poi verrà schierato. Certamente sia Bovo che Carrossieri sono due giocatori abbastanza esperti, ne giocano da parecchio, così come Paolo Della Fiore, quindi vedremo poi quale cosa ci spetterà la situazione al momento. Il Palermo cresce e migliora, la difesa con l'arrivo di Carrossieri adesso è del tutto rifondata. Questa l'analisi del centrocampista Giulio Migliaccio. Bovo quest'anno ha fatto, come tra l'altro anche Moris all'Atalanta, hanno fatto tutti, sono reduci da una stagione positiva. Quindi i presupposti per fare bene ci sono, su due giocatori che secondo me si compensano un po', perché uno è alto, forte fisicamente, di testa, ecco, mentre l'altro è più uno che più pulito magari di piede, uno che è un buon giocatore, anche Bovo in effetti, però ripeto, sta nascendo secondo me un buon Palermo, poi sarà il mister, ecco, a decidere. È scaduto alle 19 di ieri il termine ultimo per la definizione delle comproprietà. Il Palermo, dopo aver rinnovato la comproprietà con il Lecce per Gianni Munari, ha prolungato di un anno quella anche per Massimo Bonanni con la Sampdoria. Il laterale dovrebbe essere ceduto nuovamente in prestito al Bari. Sarà deciso alle buste invece il futuro di Andrea Bovo, l'altra metà del cartellino lo detiene il Padova. Si allontana per il Palermo l'affare Berami. Il giocatore infatti non interesserebbe più alla società rossanero a causa della diatriba legale che il giocatore avrebbe intrapreso contro la Lazio. Il club di Viale del Fante infatti non vuole macchiare l'ottimo rapporto che nutre con la dirigenza biancoceleste. Resterà solo un sogno Marcos Senna, il forte centrocampista spagnolo finito nel mirino della Juventus. Sempre in stand by l'affare Flocker, intanto sul fronte cessioni, giorni decisivi per il prestito di Costantino alla Triestina. Il difensore inizio della prossima settimana dovrebbe passare ai Giuliani. Il Bologna nel frattempo pressa per Cavani, l'attaccante pur di giocare con continuità avrebbe dato il suo assenso al trasferimento. Fabrizio Miccoli resta nel mirino del Benfica, lo scrive il quotidiano portoghese Record, secondo cui è sempre viva l'ipotesi di un ritorno dell'attaccante salentino, attualmente in forza al Palermo, nel club che lo vide protagonista dal 2005 al 2007. Per Record l'interessamento del Benfica a Miccoli va avanti indipendentemente dalle altre trattative di mercato. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.